Buonasera cari videospettatori e bentrovati in questa nuova diretta su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando questo video in differita su YouTube. Ragazzi, vi invito come sempre a venire in diretta su Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 17 in poi. Quindi venite in chat con noi, ragazzi, perché più siamo, meglio è, meglio è, meglio è, meglio è. E riprendiamo de... No, senza il de... Last Stop, ragazzi. Avevamo finito il primo capitolo di tutte e tre le storie. Quindi, continuiamo questa di donna. Pericolo sconosciuto. Come state, ragazzi? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Ciao Previously Tris. on Last Stop, Buonasera did you 1111. see that guy just there? I keep seeing him bringing home Ah, pure nelle Delilah, but precedenti I'm not seeing one of them puntate. leave. Let's follow him. I want his number. Holy shit! Get a video of Holy him! shit. Leggett! We need to move him. Let's get him inside, out of sight. Where the hell are you? Ciao Pimpi. Beh, tutto bene, non mi posso lamentare. Il prigioniero. Ragazzi, avete visto più o meno, cioè vi ricordate più o meno che era successo, no? Che avevamo beccato sto tizio in una piscina, praticamente, e la piscina è diventata verde. Poi stavamo scappando, siamo rimasti intrappolati dentro un filo e per liberarci praticamente l'abbiamo fatto svenire e l'abbiamo legato a una sedia. E in più ora nostra sorella, che è una poliziotta, ci ha chiamato. Stranamente. Era la sorella, vero? Sì. Se scende in intramezzo, che non è che mi piacciono molto, perché non hanno molto senso. Cioè, correre, camminare, cioè, boh. Facciamo sparire un po' di persone. Eccola lì. Ma questa è una panda, ragazzi, questa è una panda. Palesemente una panda. Here she is. Bene, è spento. Avevi detto a mamma che l'avresti mandato un messaggio. Non l'hai fatto. Hai detto che eri a casa, vive e che non c'eri. Said you'd be at the Vex house. You weren't. We were worried about you, Donna, Dominic. eravamo preoccupati per te. Va tutto Dominic. bene? Just a moment, Ash, Un I'll momento, finish. Ash, non ho Where the finito. hell Dove were you, diavolo eri, Dominic? donna? Dove Where sono are i your tuoi amici? friends? Cosa ti ha What impedito di did you mandarci do? un You semplice must be in messaggio? courtesy text. Chiedi I'm scusa. really, Mi really dispiace, mi sorry. dispiace davvero, non It won't succederà happen più. again. I had to Sono come dovuto here. venire fin qua a quest'ora. You Domani have mattina work in the lavoro. La morning. mamma ha You già i have suoi a lot problemi. on Eri her plate. You were out with Rebecca di Gale. nuovo uscita con Where is Vivek, he? giusto? Dov'è? Fai finta di We niente. don't Non know. lo so. I wonder how Rebecca Chissà il padre Gale cosa ne tries to pensa del talk fatto to che il me. figlio sia fuori a quest'ora. Perché Why don't I ask non her while chiederlo we're già che here? ci Let siamo? him be Scommetto che ashamed apprezzerebbe of una what he's doing bussatina a tonight. quest'ora della notte. What? Are you Cosa? Dici sul serious? serio? Babe, it's pretty Amore, è late. tardi, dovremmo tornare a Perhaps we should casa. just go home. Oh, Oh, perfect. My fiancé's perfetto, la taking mia all the time. fidanzata prende le tue I don't parti. know what's Non so happening cosa to ti sia Donna. successo, donna, sei You're sempre nel always tuo in here. mondo, Do you non want sei her mai at a home? casa, Do non you dai want mai her una at the mano. house? Okay, I can see D'accordo, ho you. capito, Let's faccio go. schifo, sei Come on. contenta adesso? Are you happy now? Let's just discuss this Parliamone in the morning. domani mattina. Va Fine. bene, ho I'll do fatto all tutto il I can. possibile, voi You due two potete must vedervela talk fra amongst voi. yourselves. Aveva le sue. I know Em can come on a bit strong at times. So che è, But she ma loves you. potrebbe essere un po' opprimente, ma She ti loves vuole you bene, best lo in fa just per as te. well. Aspetta un secondo. Ti fa un po' di mappa perché
se no non la faccio più. Un secondo, ragazzi, un secondo. Ok. Anusha Kong, lo so, Ash. Però possiamo smettere di parlarne. Sembra un po' in ansia. È successo qualcosa? Sto bene. Non sono tua sorella, non ti chiederò dove eri, ma se sei nei guai, puoi sempre dirmelo. Te lo giuro, non c'è niente, non è niente di cui preoccuparsi. Ehi, un altro po' si ribalta sto pullman. Amo tua sorella, voglio soltanto che stiamo bene e che andiamo d'accordo. Sei tu il capo. Felice e al sicuro, chiaro. Sicuro non si è successo niente stasera, niente di male? Al 100%. D'accordo, torniamo a casa prima che sgridino anche me. Ti dà come in Eurotrack, guida come me in Eurotrack su quell'autobus, sì, praticamente sì, no? Guida su due ruote. Ma tu ancora non sei a casa, 1111. Che c'è problemi di connessione. Viv, salti da scuola, esatto, Viv. Esatto, Viv. Dovrebbe essere interessante la lezione di domani. Dovrei aggiornarmi sui pettegolezzi. È tranquilla, ho la scusa perfetta, il frenare di mia nonna. Ma l'ha già usata? Sì, ma stavolta potrebbe essere la nonna di parte di mamma. Stai fuori. Ma è a posto, non sospetta niente, ma come va da quelle parti? Ragazzi, ho provato a chiamarmi, non rispondete. Comincio a raccomandare, scrivete per favore. Ok. Mi state facendo preoccupare, sul serio ragazzi, rispondete davvero. Quindi il problema audio non è mio? Non mi senti? No, non semplicemente non voleva partire un gioco del PC, ma la live va bene. Quindi Pimpi non mi sente, giusto? Come al solito. Se qua dietro c'è qualcosa, ma dubito. È bella l'animazione della corsa, guarda. Ah, e cosa non senti allora? L'audio del gioco non lo sentite, ragazzi? Casino se sentite l'audio del gioco. Ah, ok. No, non devo. Vedi che scopino sicuro. Ma che cazzo parlano questi? No, dove dobbiamo andare di qua? Non si capisce manco dove doveva andare in questo gioco. Perché qua non posso andare? Ah, devo entrare qua dentro forse.
Ho visto che Bill e Wendy stanno insieme. Pensavo che uscissero insieme già da tempo. No, si sono visti per un po', ma adesso sono ufficialmente messi insieme. Pensavo che foste morti. Perché non mi avete risposto ai messaggi? Dovevamo essere intracciabili. Ho rotto il mio telefono così non potranno dare il GPS. Si è scaricata la batteria. Com'è andata con tua sorella? Vabbè, tutto a posto, non preoccuparti. Com'è andata stanotte? Ha detto niente? Non è una parola. È stato seduto lì a fissarci una roba stranissima. Non ho usato dormire. Non mi fido delle capacità di Viv. Dio, non sei troppo stanca per stare a mangiare? Come fai a pensare al cibo in questo momento? Siamo stati qua tutta la notte? Anch'io ho fame. Bene, andiamo a fare scorte. Dovremmo legare quel tipo un po' più stretto. Vado io, dai. Ottimo, devo rimanere con lo strambo da sola? Non c'è problema, tengo l'occhio io. Andate a portare cibo. E alcune fascette o roba del genere. Oh sì, certo. Forza, mi sta venendo fame. Deve essere a pezzi. Tu e Viva a parlare tutta la notte. Cosa vi siete detti? Ieri notte non hai parlato di me e tua sorella, vero? Perché avrei dovuto farlo? Cioè, è stata difesa personale, no? Non è mica morto. Quindi, in realtà non è un crimine. Non sono un idiota, non ho detto niente. L'idea di legarlo è stata di Viv. E se tu non fossi rimasto incassato nella recinzione o quel che è, adesso non saremmo in questa situazione. Direi che oggi non andiamo a scuola. Che si fotta la scuola, è l'ultimo dei nostri problemi, ma come? Cos'è che dovremmo prendere? Qualcosa per legare quel tipo o... Perché non lasci parlare me? Come se gli dicessi davvero così. Boh, non l'ho capito questi dialoghi. Non deve parlare lei, scusami. Salve, vorrei un coltellino multiuso. Ah, un rotolo di nastro adesivo e un po' di fascette. Quanti anni avete? Non dovreste stare a scuola? È la giornata di aggiornamento per gli insegnanti. Certo, quindi indossate l'uniforme scolastico tutti i giorni, eh? Ti frega davvero qualcosa, amico? Andiamo. Per prima cosa, no, non molto, non mi frega non andare in prigione. Ma mi frega non andare in prigione, non potete comprare questo coltello. Stronzo, fuori. Il discorso è durato molto, molto a lungo. L'ha rubato. Ha rubato la roba mentre questo parlava. Sì, il tizio, ieri Pimpi, il tizio in piscina. Signor Hughes, che ci fate vedo qua? Perché non siete a scuola? Menti acquisti per la scuola, menti solitaria per Becky. 3. Già, ci scusi, siamo un po' in ritardo. Becky voleva che le facesse compagnia, ha un problema di salute. Niente di serio, solo un po' personale. Giusto, grazie donna. Allora immagino che abbiate un permesso per uscire da scuola. Devo forse fare una telefonata ai vostri insegnanti per controllare? Donna? Aspettate un attimo. Oh, ma porca miseria. Problemi familiari? Ascoltate, non ho tempo per queste cose. Sono da scuola, ok? Ne parleremo un'altra volta. Pure. È la lingua lunga, questo è il tuo problema. Ma fottiti, ci ha tolto da quella situazione o sbaglio? Già, ben fatto. Come ben fatto? Forse andiamo a prendere da mangiare e torniamo. Penso che sarebbe strano se chiedesse a Vivek di uscire. Cosa? Sì, è un tesoro, sarebbe strano? È un po' strano, visto che stanno facendo le cose a tre queste. Would be weird. You're right.
Io la penso così all'inizio, ma gli opposti si attraggono, giusto? E non mi dispiacerebbe un po' di movimento. Che c'è? Ti sei zittita? Sto bene. Non fare così, che succede? Scusa, sono solo preoccupata per quel tipo. Oh, sì, mi sembra giusto. Oh no, ci siamo dimenticati di prendere da mangiare per Viv. Che cazzo? Oh, non degli niente, forse se l'ho già dimenticato. Pure! Pure! Non si è dimenticato di comprarti da mangiare. Ehi, non preoccuparti, tanto dovrei tornare a casa, mangerò lì. Ho comprato delle fascette e un taglierino. Va bene, possiamo legarlo un po' meglio. Bene, non andrà da nessuna parte. Siamo sicuri che non riesce a liberarsi? Chi lo sa di cosa è capace? È vero, ma queste sono le fascette spesse un doppio. Anch'io devo pensare a una scusa su dove sono stato. Ti accompagno. Nonna, ti va bene rimanere qui mentre non ci siamo? Sì, starò bene. Torneremo appena possibile. Devo solo farmi vedere da mio padre. Ho detto qualcosa mentre ti prendevi cura di lui? No, ho provato a parlarci ma senza alcun risultato. Ehi, belle strane, ce ne stiamo andando, per favore non mangiare la nostra amica. Ci vediamo dopo allora. Ciao Don, andiamo io. Che la lasciano da solo fino a notte? Ok, zia, avremmo dovuto chiamare la polizia ieri sera. Probabilmente ce la saremmo cavata con una diffida. O al massimo una SBO. Anche se credo che quella nave ormai sia salpata, vero? Tu che dici? Non sei molto loquace, eh? Perché non spiccichi una parola? Hai paura di me o cosa? Oppure è tutta una tattica per farmi passare la guardia? Già, mi sa che questo è il tuo piano, vero? Speri che non mi penta, che mi penta e ti lasci libero. Ok, allora mi divertirò così. Così come? Come si vuole divertire? Lo vuole menare? Is Becky your friend? Becky è una tua amica? Oh, sta parlando. Ah, come devo muovere un pensierino ironicamente parlando, ma con chi? Col tizio legato? Guarda che sono venuto qua perché era figo il tipo e lo volevano capire che succedeva. Hai parlato? Rifallo. Becky è tua amica? Sì, cioè conosci Becky? Ma certo. Oh, davvero? Mi ha colpito. Sono qui per colpa sua. Ah, capisco. Aspetta un attimo. Si trattava di legittima difesa. Mi stava proteggendo.
Could I stretch my legs? Posso sgranchirmi le gambe un momento? Oh, stai scherzando, spero. Lo avrei chiesto ai tuoi amici ieri sera, ma erano troppo presi dalla conversazione. E di cosa stanno parlando? Mi sento le gambe rigide. Se ti farò sgranchire le gambe, sarà un po' più diretto con me? Posso provarci. Ok, alzati. Hai 10 minuti. You can have 10 minutes. Dai, forza, dimmi ciò che voglio sapere. Stavano discutendo molto animatamente. Ah sì? È quello che ti interessa, vero? E se così fosse? Non riesci proprio ad aprirti alle persone, vero? E questa cos'è, una specie di terapia? Dai su, ci pensa già mia sorella. Emma? Come fai? Hai parlato di lei ieri sera? Non pensi di essere troppo impiccione? Era solo interessato. Proprio ciò che direbbe Emma. Dovresti uscire insieme. Ok. Ah, di sicuro ok. LOL, sei divertente. Capisco. Tutto ciò che ho fatto è stato semplicemente dimenticarmi di mandarle un messaggio. Ha avuto una reazione esagerata. Sembra che la odi. No, questo è un po' troppo. Non so. Ah, la famiglia, vero? Saresti meglio da sola. Che stai insinuando? Ora credo di volermi sedere. Ok. Sì, ma lui non si vuole liberare, è quello il discorso. Posso chiederti una cosa? Ma certo. Era solo la mia immaginazione oppure hai davvero fatto qualcosa di strano con l'acqua? L'intera stanza si era illuminata. Mi è piaciuto parlare con te. Dai su, cos'era? Qualche trucco di magia? Se mi prometti di non dirlo a nessuno, potrei fartelo vedere. Colpiscimi. Certo, mostrami ciò che sai fare. Vieni più vicino. Hey. Ehi, Becky. Forza, cosa stai aspettando? Stai bene, donna? Forza, fammi vedere, dai. Ok, la cosa sta diventando strana. Ti sei ammutolito tutto un tratto per colpa di Becky. Non temere, non ti farà del male. Smetti le cazzeggiare, non è divertente. Siamo nella merda fino al collo, donna. Ok, va bene, allora fagli tu la guardia. Viv sta venendo qui? No, mi ha scritto per dirmi che si trovava nei casini col padre. Non mi ha scritto niente. Per quando andremo avanti così? Mo si sta organizzando una festa per stasera, ci saranno tutti. Sì, sono stufo. Tutti tranne noi, mi dispiace ma devo tornare a casa. Ne possiamo parlare domani insieme a Viv. E lo lasciate così? Hey Ash. E Ash, dove sono gli altri? Tua mamma non si sentiva bene e si è andata a coricare. Ed Emma è fuori. Oh, non mi sta cercando, vero? Mi scuso per il ritardo, sono dovuta rimanere a scuola. No, è solo un po' ansiosa, non ha niente a che fare con te.
Scaramucce tra innamorate? Com'è andata a scuola oggi? A scuola, bene, è andata abbastanza bene. Ho pensato che fossi stata messa in punizione. No, nessuna punizione, ho pensato fosse meglio fare compiti in biblioteca. E dov'è il tuo zaino, donna? Non lo so. Vedo che hai voluto onorarci della tua presenza. È rimasta a fare i compiti a quanto pare. Mamma sta bene? Sta bene. Comunque, grazie per la cena di stasera, è piaciuta a tutti. Ash ha detto che non si sentiva bene. Ha detto che sta bene. Magari un po' di spazio a tua sorella stasera. Senti, ho solo chiesto come stava mamma, perché mi stai addosso? Donna, ho già tanto a cui pensare, anche senza di te. Sei di nuovo tornata tardi, dopo tutta la discussione di ieri sera. Stavo studiando con Vivek per l'esame finale. Pensavo avessi detto che stavi facendo i compiti. Sempre Beg e Vivek. Sto iniziando a credere che ti importi più di loro che della tua famiglia. Sono stufa di tutto ciò, me ne vado. Dove stai andando? Ma non sono affaracci tuoi. E si è incazzata e se n'è andata, ovviamente. L'hanno legato perché gli hanno dato una botta in testa e l'hanno fatto svenire. E prima che si riprendesse, l'hanno legato. Sono Bex, lascia un messaggio. Perché il telefono spento? Richiamami appena senti questo messaggio, sono per strada. Questo qualcosa succede ora. Perché in pratica erano entrati in una piscina comunale, quel che sia, e hanno visto un tipo, il tipo legato, che ha emanato dei raggi verdi. Sono scappate, lei è inciampata, e per salvarla praticamente l'amica ha dato una botta in testa al tipo, che li stava inseguendo. Dai. Quasi peggio di Man of Metal. Ah, ma siamo di nuovo qua. Che ci fai qui? Cambio di programma. Puoi andare alla festa di Mois. Davvero? Sì, vai e divertiti. Fantastico. È successo qualcosa di interessante mentre ero vivo? No. Hai sentito Viv? Chissà se verrà anche lui alla festa. Al diavolo tutti. Non mi importa. Vai e chiedi a lui. Ve la spasserete entrambi. Proverò a chiamarlo. Telefono ancora carico? Cosa? Ho provato a chiamarti prima. Oh, giusto, sì, l'ho spento per risparmiare la batteria. Ci becchiamo dopo, Becky. Ma questo qualcosa stanno nascondendo, quindi. Perché c'ha il telefono spento? Sembri turbata. Non ne voglio parlare. È per tua sorella? Cosa ho appena detto? Pensavo che potessimo continuare la conversazione di prima. Chiariamo subito una cosa, non sono tua amica, non diventeremo amici alla fine di tutta questa storia. In questo momento dovresti proprio evitare di farmi nervosire, a meno che tu non voglia vedere il fondo della piscina. Capisco.
Sei seduto qui e fai silenzio. Donna. È il mio coltello. Mi hai fatto una domanda ieri. Tutto ciò non ha alcun senso, sei rimasto legato per tutto il tempo. No, sei legato tutto il tempo. Volevo vedere ciò che so fare. Sei ancora sicuro di volerlo? Sì. Liberami i polsi. Tanto alla fine si poteva liberare pure da solo, praticamente. Oh cazzo. Un angelo verde. Ash, che ci fai qui? Avevo il presentimento che stessi nascondendo qualcosa, ero preoccupata per te. Riesco a parlare. Così ti ho seguito fin qui, ho aspettato fuori per vedere se saresti uscita. Vieni qua un momento, così possiamo risolvere la questione. Devo avvisare Emma. Ash, aspetta. Oh mio Dio, qualcuno la fermi. Per favore, Ash, aspetta un secondo, posso spiegarti tutto? Ecco perché spariva. No. Perché spariva, no. Oh cazzo. Allora facciamo il tipo. Qua vi ricordate che si sono scambiati di corpo. I know, I'm running late. Let me get sorted up quick. What's the deal with Jack's post always coming to us? Do you have any post for us? Ah, yeah, I do. You know? You see that? Couldn't even bother to bring me my damn post. I like him. No, non è Becky, è la moglie della la ragazza della sorella. Qual era la domanda, Trish? Becky, quindi cosa? Secondo. Allora. Vabbè, manca poco. Ti hanno distratta perché? Che senso ti hanno distratta, bimbi? Cosa ti sei perso? Sì, no, perché Becky è l'amica, mentre invece questa non mi ricordo come si chiamava, che è comunque la ragazza della sorella. Molly, stai bene? Sei qui per vedere mio padre? Credo che stia male. Certo. Ok, d'altronde non sei uno sconosciuto. Si è chiuso nella sua camera da letto.
Andrò a parlare con lui. Allora, perché in pratica che cosa succedeva? Che lui faceva entrare delle tipe inizialmente, poi anche uomini o quel che sia, da lui, e poi sparivano. Questi non uscivano mai più da casa sua all'inizio, ed è per questo che l'hanno seguito. E ora praticamente ha fatto sparire anche la ragazza della sorella, praticamente. Oddio, oddio, ma che diavolo mi è successo? Jack? Sei tu? Stai bene? No, affatto, sono dentro un terribile luogo, sono spaventosamente sfigurato, grasso e vecchio. E va bene, abbassiamo i toni, mia figlia è qua fuori. Tu chi diavolo sei? Perché la mia stessa voce? Apri la porta senza fare troppe storie. Porca miseria. Hai rubato il mio corpo. Io non ho fatto nulla. Credi che abbia la minima idea di quello che sta succedendo? Aspetta, mi è sembrato di conoscere la faccia che si riflette nello specchio. Se questo è il tuo corpo, tu devi essere il tizio che mi porta alla posta. Preferisco il nome John, ma non mi lamento di questo al momento. Aiuto. Stai zitto, che diavolo stai facendo? Che sei proprio un coglione. Tuo padre non sta molto bene, ti porto io a scuola. Non è un problema, vero? Va bene. Cos'ha mio padre? Ha sbattuto la testa. Non preoccuparti, ha sbattuto la testa sul lavandino mentre si lavava i denti. Sai com'è? Gli ho detto di riposarsi un po'. Ma il maestro Gilbert ha detto che se si ha una commozione cerebrale non ci si deve addormentare, perché sennò si rischia di risvegliarsi. Di non risvegliarsi più. Cazzo. Non ha una commozione cerebrale. Ma tu sei un dottore, Jack? In un certo senso. Papà deve di nuovo andare in ospedale? No, niente del genere. È solo che a volte deve andare dal dottore per via del cuore. Fidati, Mol si rimetterà. Ma hai chiamato Mol prima d'ora? Ti prenderai la cura di papà mentre sono a scuola? Non puoi mangiare del cibo fritto, gliel'hanno vietato. Beh, ti lascio a scuola e torno a vedere come sta. Neanche la cheesecake te la chiederà, ma tu devi dirgli di no. Hey Molly. Hello. Ciao Molly, ciao chiunque tu sia. Ciao Shaz, io sono Jack. Ciao Jack. Molly, dov'è tuo padre? Ha sbattuto adesso la mandina e ha avuto una commozione cerebrale. Oh mio Dio. Perciò Jack è accompagnato a scuola mentre lui ci dorme su. La cosa non è così drammatica. Potresti ripetermi il tuo nome? Te l'ho detto, Jack. Fai tardi a scuola, Molly. Ok. Ok, cosa è successo veramente a John? E perché diavolo ha accompagnato tu sua figlia a scuola? Ok, posso spiegare. Sarà meglio per te o chiamo la polizia? Nipote, fratello, cugino, fratello. Io sono il fratello di John. Non ce l'ha un fratello. Sì, mi dice continuamente la stessa cosa. Che posso dire? Sono la pecora nera. Senti, se non mi credi, chiedimi qualcosa che saprebbe solo una persona che conosce bene John. Non ci sto a questo gioco. Cioè, solo per favore. Per favore 1, per favore 2, per favore 3.
Ok, come si chiama la mamma di John? E come si chiama? Cazzo! Thanks, Jane. mate. Biggest phobia? Qual è la cosa che odio di più? I Black gatti. cats. Terribly superstitious. You're really John Sei Snow, veramente aren't you? fedele. Ah, cioè, qualunque cosa avessi scelto. It's a È una storia complicated story. complicata. Senti, in realtà sono contento di averti incontrato. John chiedeva Yes, se but you can potessi judge my riferire ability a to cook. Clive che oggi non verrà al You should lavoro. finish Si troverà nei guai fino al that collo, ma certo, I'm glielo sure of it, riferirò. but she shall. Grazie, Shazia. L'espressione. John's so John è un fragile. tipo così Every fragile, gli fragile dico creature spesso che dovrebbe needs farsi protection. aiutare in casa. Beh, Well, non è go così after him fragile. then. You're not gonna Bene, scream at me, continuerà ancora are a you? urlarmi contro, non è vero? No, se n'è andato. He's done a runner. Se l'è filato. Amy, Jack, dove sei? Ma chi è? È arrivato. Oh no, basta con questa storia, Roll. Fidati. I pasti sostitutivi in polvere a elevato valore nutrizionale sono il futuro. Una scorta per 6 mesi. Sei un manico, come fai a permetterti tutta quella robaccia? Il denaro è fatto per essere speso. Non so, comincerò a risparmiare a 30 anni. Allora, sei una fonte di ispirazione per tutti noi. Oh cavolo, ho appena visto un drone da competizione a 4 eliche fighissime vendita online. Qualità professionale con motore a coppia elevata. Fai qualcosa questo weekend? Ha aperto un nuovo negozio di sigarette elettroniche super figo, super esclusivo. Lavoro questo weekend, mi dispiace, mi devo preparare per un colloquio di lavoro molto importante. Oh, forte, cambi lavoro? No, è per una promozione. Ah, fantastico, sarà il. Quale sarà il tuo nuovo ruolo? Avanzerò solo di qualche grado, non potrò di. Non posso dirti altro, scusa. Oh, segreti, mi piace. Jack, dove sei? C'è qui un tipo strano che sa il mio nome e che continua a parlarmi di te. Chi diavolo è? E sta lì, sta arrivando. Sbrigate, questo tizio mi fa venire i brividi. Ok. Jack, what the Jack, hell? ma Get che on with diavolo? you. Conosci questo Amy, tizio? it's me! Mi I'm sono io, Jack! Jack. Zio. He's È my mio zio, non ha crazy tutte le uncle. dotelle a posto, scusami. Sorry, Sono I'm certo pretty che sure he's not sì. like. Sì, How does he know my che name? sia. Boh. He's lying! Amy, it's Sta me! mentendo, Then Amy, sono forever! io. Siamo amici da una vita. Oh, Credo di aver I guess I told him gli about parlato you. di te. Why? What did Perché? you tell Cosa gli hai him? detto? Bella persona? Oh, Vabbè, che sei you proprio una know, bella it's just persona. that Che you're sei really molto brava nice, a that you're a nice person, correre. that you're really good at running. Your favorite ice Il cream tuo gelato flavor is preferito vegan, your è rum favorite e corn's ovette. Il tuo barley. sport All preferito è la sick pallacanestro. ice Fumi in cream flavor segreto, ma time non ha mai anyway. rivelato a nessuno. Shut up! Chiudi il becco. Did you seriously Gli tell hai him all this veramente shit detto about me? tutto questa roba su di me? Yeah, Sì, mi sorry. dispiace. Comunque, Anyway, ci I'll penserò take io a care of lui. him. Tu vai You a go to. Work? lavoro. Don't go! Amy! Non andare, Amy, Amy, help me! aiutami, ho I bisogno del need tuo your aiuto. help! Right. Beh, Well, bene, see you beh, ci later. vediamo. Yeah. Ok, ciao. Bye. Jack! Stay away from me. You've done this, you've put a spell on Colpa me tua or che mi hai something. fatto l'incantesimo. You're evil! Ma questo mo gli viene qualcosa e muore. Will you stop a minute? We need to talk about this. Just leave me alone. Oh, my body feels Io so mi sento weird. strano per la miseria, ma non fai un Stay po' here di by movimento. yourself. Yeah, that's Sì, my quello è il body. mio It's corpo like e ti it's sta some facendo kind of capire che non bag. è, caso di, è il caso di darti una calmata. I can't even Non look at riesco you. neanche a guardarti in faccia, questa situazione è troppo assurda. La This is so messed up. It's the same for me as stessa it is cosa for vale you, per you me, know? sappilo. Come on. Forza, ti offro un caffè. I'll buy you a coffee.
Hai qualche idea di come possa essere successo? No, ti sembrerà strano, ma è la prima volta che scambio il mio corpo con quello di qualcun altro. Questa situazione deve essere scaturita da qualcosa, qualcosa che unisce entrambi, qualcosa di spirituale o una qualche stregoneria. No, non ci credo in quelle stronzate. Cristo, che diranno al lavoro? Beh, io sono te, giusto? Ho il tuo cellulare qui. Chiamerò io al lavoro per prendermi un giorno di malattia. Non è affatto una cattiva idea. Ok, cerca Sonia nella rubrica, la segretaria. Dille che ho la cacarella o cose simili. Suggestivo. Ok, sta squillando. Qui parla Sonia. Super Fab Games. E là, Sonia, sono Jack. Non credo di farcela a venire al lavoro oggi. Mi sa proprio che ho la cagarella. Ah, fannullone, nessun problema. Lo riferisco a Derek. Goditi la mattinata a letto. No, davvero, sto malissimo. È chiuso. Nah, Sonia è una tipa tranquilla. Ehi, aspetta un attimo, il tuo telefono sta squillando. Rispondi di che sei me. Pronto? Vabbè, capito, sicuro. Ok, grazie. Ok, thanks. Chi era? Era la scuola di tua figlia. Hanno detto di avvisarli la prossima volta se farai fare un'assenza a Molly. Sono proprio un idiota, non avrei dovuto accompagnare la scuola. Quel che è successo deve averlo confuso un casino. Voglio dire, l'hai accompagnata mentre eri me. Immagino che abbia pensato... Chiudi la bocca e aiutami a cercarla. Ehi, rilassati, senti, magari è semplicemente al parco, no? Divertirsi sull'altalena come fanno i bambini. Devi darti una calmata. 3, grazie. Oh, scusa, non hai capito che fosse un maestro zen. Forse dovrei seguire il tuo esempio e gridare aiuto. È solo un'idea. Se avessi marinato la scuola me ne sarei andato dritto al parco. Notte 1111. È incredibilmente assurdo essere te. Non appena mi muovo, tutto si muove con me. Già, beh, fai passare 15 anni e vivrai le stesse emozioni. Ma ti sto anche a rispondere, dobbiamo trovare Molly. Amico, probabilmente sarà passato del tempo a godersi una birretta dietro qualche albero. Non a divertirsi sull'altalena. Ah, giusto, divertirsi sull'altalena mentre si gusta una birretta. Non so cosa facevi ai tuoi tempi. Forse ti divertivi a seguire i calessi o qualcosa del genere. Non ho capito che qua in chat ci sono tanta gente che seguiva i calessi quando erano giovani. Solo quelli c'erano. Ma perché non va di qua? Ah, ecco, sta qua, Molly. Zack! Dove diavolo sei stato? Ci hai fatto preoccupare tantissimo. Oh, ciao Jack, è bello vederti. Direi che è il caso di dare qualche spiegazione. Scusami se non sono andato a scuola. Sono dei guai? Cosa? No. È tutto ok, non preoccuparti. Sì, sei nei guai. Perché sei scappato? Perché vi comportate tutti e due in modo così strano? Papà, ero così preoccupata che stessi tanto male che volevo tornare a casa, ma ho avuto paura che saresti arrabbiato. Glielo dici tu o glielo dico io? C'è una cosa di cui dobbiamo parlare. Andiamo a casa. Come mai Jack è qui? Credo che questo tu lo debba chiedere a Jack. Dobbiamo dirti una cosa che riguarda tutti e tre. Riguarda la nostra posta? Allora, sembrerebbe che ieri sera sia successa una cosa strana e... come faccio a descriverla? C'è stato uno scambio di corpi. Quello che sta cercando di dire è che, quanto pare, uno è nel corpo dell'altro. Io sono me. Tuo padre.
Quindi io sono Jack, non tuo padre. Hai capito? C'è stato uno scambio di corpi. Sì. E tu sei mio padre? Già. E questo non è uno scherzo? No. Ok. Crocchetti di pollo con salsa, proprio la cena ideale, John. Sono strabuoni. Allora adesso che si fa? Dobbiamo trovare la notizia fino in fondo. Dobbiamo capire come risolvere questa storia. Sicuro, qualche idea? Papà, ti sei macchiato con la salsa. Quella maglietta è un'edizione limitata. Non è un problema, con un lavaggio andrà via. Non credo. Sembrate un po' trasandati, dovessi scambiarvi i vestiti. È vero, dobbiamo proprio scambiarci i vestiti. Ok, vediamo di che morte devo morire. È una bambina intelligente. Lo so, sono un papà fortunato. Come fai a convivere con la sensazione di avere sempre il fiatone? Nah, ci si avvito. Non so perché i miei vestiti sembrano così brutti su di te. Mi sa che dovremmo fare un trapianto di vestiti. È finita sta storia. E non abbiamo concluso niente praticamente. Vai a prendere dei vestiti all'armadio nella mia camera. È di nuovo questo, adesso già ce l'abbiamo addosso. Di nuovo questo. Vabbè, devo dire che è stata una giornata lunga, sarà meglio che vada a letto. Beh, non puoi stare qui. Come no? Certo che posso, è casa mia. Pensavo che avessimo già parlato. Tu sei me a tutti gli effetti. Vicini cominceranno a sussurrarsi se accompagni Molly a scuola tutti i giorni. Cosa stai dicendo? Vuoi che mi trasferisca da voi? Già. Più penso alla situazione, più spuntano fuori i problemi. E al lavoro non posso continuare a darmi malato. Immagino che anche tu abbia un lavoro. Beh, lo so, ma non era ancora arrivato a quel punto. Se hai un'idea, sono tutto orecchio. Lunedì dobbiamo coprirci l'un l'altro. Io dovrò fingere di essere te e tu dovrai fingere di essere me. Bene. Siamo nella merda, ragazzi. Siamo nella merda. Va bene, ragazzi. Concludiamo qui. Non abbiamo finito il terzo, però. Non è fattibile. Oggi. Allora, domani. Ore 17. Come al solito. Facciamo prima Man of Metal. E poi la sera. La diretta serale facciamo. Continuiamo Lost. Last stop. Per chi sta vedendo questo video su YouTube, come sempre ragazzi, vi invito a seguirci anche su Twitch, perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 17 in poi, quindi venite anche voi a farci un saluto in chat, ragazzi, a farci un saluto in chat. Vi ringrazio di avermi fatto compagnia e vi do appuntamento a domani. Buonanotte a tutti.